Questa sera siamo venuti a Milano, la stazione centrale, e vogliamo documentare com'è la stazione centrale di Milano, perché che ci hanno detto? Andateci di notte, ci sta il degrado, ci sta il disagio. A questo punto ci siamo fatti accompagnare in primis dai nostri amici della Colosseum Security, esperti di sicurezza, e più ha invitato anche un collega fighter, il grande Walter Pugliesi, una persona a modo e anche un grande fighter. Perché il più leggero, Levato Sergio, pesa 97 kg tirato. Vabbè, dai, facciamoci un giro, vediamo un po' com'è sta situazione. Magari non succede niente, perché deve succedere per forza qualcosa. E questa è la bellissima piazza dove c'è tutto, l'albero, la pista di pattinaggio. Come ti chiami? Abdilati. Di dove sei? Marocco. Marocchino. Da quanto è che sei qua in Italia? 9 mesi. 9 mesi? 9 mesi. Vieni, tranquillo, non te la vedo, in Italia. Il mio villaggio, l'Italia è similare, tipico, è good life. E tu perché hai lasciato il Marocco e sei venuto in Italia? No, io mai in Europa, come tre anni. Sei tre anni che stai in Europa. Di Marocco come padre, no? Io sono in Spagna, no? Io conosco tutti. Tutto Spagna è per me è mio patriota. Ciao, grande. C'è un bel movimento, tutto tranquillo, quello che vuoi, però sì, ci sta un bel movimento qua fuori. Good. You have a little bit. Sì, sempre. Sempre. Stress. Troppo stress. Io per placare un po' lo stress si. Where are you from? Somalia. Somalia. Da quant'è che stai qua in Italia? Cioè, 8 anni qua. 8 anni? Ah, tanto. Come ti trovi? Bene? Dormi in strada. Io dormi stretto qua. E bevi. È così, sorry. Così. No. Refugi. E vai là in Somalia. Ok. E vai con Five in Somalia. Perché in Somalia c'è la guerra, loro sono ancora considerati rifugiati di guerra, perciò quando loro stanno in Italia possono chiedere. You can help me, you're Somalia. E vai. How old are you? I'm 33. 33. Four baby. Yeah? In Somalia. In Somalia. Lui c'ha 4 bambini. Give me something. You help me. Sì. Help. Hai fame? Noi non diamo soldi. Abbiamo capito, perché tanto se io ti do i soldi, tu ci vai a bere. No. No. Sì. Vuoi mangiare? Se vuoi mangiare, vieni con noi. Yeah. Do you want it? Yeah. Vieni. We can offer hamburger. Where? Però è figo, lui c'ha un. È un grande, vero? No, è vero. No, infatti è quello che. Let's go, bro! Dai, vieni con noi. You'll become famous, bro. Next week, col te. A me me lo dici, a me. Buono. Va, bro. Non ti piace. Non like this. Dio non vuole. He forgive. Non ti piacciono i tatuaggi. You don't like tattoo. Ma è tattoo. Lui non sopporta di vederti con i tatuaggi. Babbo, me ne vado, dai. Se ti do fastidio, me ne vado. Dice che per il suo Dio non è. Sì, io è simpatico. Vamos a ser simpático, vamos a hablar español así tranquilo. Sí. Le preguntáis por cosas, ¿no? Y él habla solamente. Somalia. Okay.
Escúchame, ¿me puede escuchar? No quiere. ¿Me puede escuchar? What do you amigo, hear? Your face. Amigo, amigo. Your face. Calm. Keep calm. Keep calm. Calmo. Keep calm. Okay, you're calm. Why you here playing your face? My problem. Look here. Look my here. Problem. Bello ce l'ha con Walter, che è tutto una tua. Lo so, la pizza fa Epson. Sei buono, sai. È impazzito. Ragazzi, allora ce l'ha con Walter e i tatuaggi sua, perché ti sei fatti i tatuaggi? Ma che sta... Dio non ti perdonerà mai. Le cose allora, gravi sono calma, i tatuaggi e la calma, sì, aspetta, perché lui parla spagnolo. Oh, sei un po' discriminatorio. Cioè, scusa, ho capito bene, c'è lui dice parlo solo con lui, no, perché è tatuato. E poi se la camera la tengo io non ti dice niente, perché le donne non possono tenerla. Italy, no, me... sì, sì. Guarda Matti, keep calm che ti fai male. Ma... la tengo io perché lui dice che le donne, perché mi fa strada tatuaggi. Yes, I am woman, I have tattoo. Ma come ha sputato per terra così? No, allora, più che altro ha sputato per terra nel contro Walter. No, no, nel senso, siamo te. No, posso dire una cosa? In camera, guarda. A proposito dei fighter, no? Che dobbiamo essere saltati. Il nome? Ma perché ce l'hai con lei? L'unica donna. Ma senza fotocamera ce l'ho io adesso la fotocamera. Ce l'ha lui la fotocamera. Ce l'ho io adesso questa, vedi? Ce l'ho io. Ah boh, fuck Italy, fuck status. Comunque volevo dire, tu sei una merda perché tu lo sapevi e mi hai chiamato apposta. Tu lo sapevi e mi hai chiamato apposta. Volevo dare una riprova. Lo sapevo, mi ha detto vieni, andiamo a cena, sono a Milano. Guardate dove mi ha portato. Fermi. Oh, la tenevo io. Scusami, la tenevo io. Allora, volevo dire una cosa, ma non ci riesco, ci stai importunando. Vai, la faccio io, dai. Oh. Volevo dire, a riprova, lo vedete? Che il fighter, muove di Falter, fighter, MMA, tatuato. E adesso quello gli ha sputato. Che porco due, dai. Dai. Non, lascio sta. Lascio sta. Ho capito, lascio sta. Your sister. Lascio sta. Camera. Ma ce l'ho io, ancora gli rompe palle. Dai, andiamo a mangiare. Perché se, te l'ho detto, perché come sei donna. If you want to eat, come with us. No, va. Vabbè, stavo dicendo. Io faccio le riprese e non mi dice niente. Io volevo dire che Walter quello l'ha offeso, ha sputato per terra dicendo che sei tatuato adesso, ma lui si sta a fare risata, non siamo esaltati tutti. If I can, che parla? Musulmania. Musulmania. If you can tell him, I respect you. You can, però your face, posso dire una cosa? Only one thing. Perché? Ma sta poco avvelenato con te, ascolta una cosa. Perché tu offendi lui? Ma questa è una cosa così. Why this look here, your face. Cioè, freedom. Anche in freedom. Will you tell him, bro? You can help me? Not like this. If you can help me, you can help me. If you can help me, you can help me. Don't touch me. Don't touch me. Yeah, don't tell him. Don't touch me. You don't tell him. Non touch me. Hey, I know. Il rispetto è il rispetto. Non mi toccava, cioè, ma posso capire. Il rispetto è il rispetto. Only one thing. Only. No. Before you speak about respect, you don't respect him. You don't respect him about his tattoo. Vabbè, continuiamo. Ci dobbiamo avere paura. Sì, perché ha fatto la guerra. Continuiamo il giro. Dai, andiamo. Se no veramente diventa. Ciao. Dagli pure i soldi. Pure un'estorsione. Vediamo già, Give me the money. Ma io non gli ho fatto messe le mani addosso, gli ho fatto. Do you want it? Come with us. If you want Faraoni riesce un po' offrire da mangiare anche chi gli ha messo le mani addosso. Yeah. Food, yeah. Food. Are you feeling good? Yeah, of course we are feeling good. Of course. Where are you from? Roma. Roma. Yeah, nice to meet you, man. So where are you up to? Yeah. So where are you up to? Parli italiano? No, italiano. What do you want? More time. Ah, parli italiano? No, not much. Non bene. Quanti anni hai? 26. Where are you from? Nigeria. Nigeria. Dormi per strada? Per favore. Tu levati.
dico per favore. Capito? Io capisco italiano. Tranquillo, fratello, va. È facile, se va, tu non non passi davanti alla camera, nessuno ti fa il video. Ti stiamo spiegando, se tu non passi davanti alla camera, nessuno ti riprende. No, we don't make video with you. No, ma lui parla italiano. Ma no, è il microfono, scienziato, è il microfono. It's microphone, it's not a telecamera. Vabbè, lascialo andare. Lui da dietro ha visto i capelli lunghi. Forse c'è un altro. No, oh, ci sta a sputare addosso quello. Lo sai, come no? Lo sai la prima cosa che ha detto? Mi piacciono i tuoi tatuaggi, meno male, sì. Oh, uno pari, Quell'altro l'ha massacrato. Posso chiederti? Da quant'è che vivi per strada? 4 mesi. Ma prima lavoravi? Sì. Io sono disperso al cuore. Come ti sei ritrovato adesso qui? Perché hai perso il lavoro. Che lavoro facevi prima? Traslochi. E adesso non riesci a trovare lavoro? No. Non riesci a trovare lavoro, l'hanno cacciato, ma sono 4 mesi che vive per strada. Come pensi di poter cambiare la tua vita? I don't wish to live a life like this. Lui non vuole vivere così. I move with everything. Vedi, guarda come vive la giornata. C'ha le cose sue, lo spazzolino, tutto in uno zaino. Anche mangiare. Anche il mangiare c'ha tutto lì. Anche i cambi, to change. Yeah, everything. All inside your bag. Tu non bevi, drink? Drink, no. Alcohol? No. Small. Cigarette and... You smoke cigarette? Sometimes. One cigarette? Yeah. Smoke. Vabbè, lui si vede subito che è un bravo ragazzo. Sì. Cioè, a differenza di quello che fa casino. Are you Muslim? No. I'm a Christian. Ma tanto per noi è uguale, è musulmano, cristiano, ebreo, c'è interesse. Ah, è cristiano. Ma dove prendi da mangiare? Come fai? Papa Francesco. So, ok. Papa and Francesco. To sleep? Under the tunnel. All'angolo, cerca un angolo, un posto riparato. In Viale Ortles, a Milano. Alizia. Ah, con questa la mangiare. Viale Ortles a Milano, c'è il dormitorio. Conosci, you know? No. To go to sleep, ok? It's free. At where? Via Ortles. Scrivi. A big house, ok, to sleep for homeless. Anche lui della strada, però fammi vedere così. Poi sicuramente gente terrorizzata che fa così, ma bello. L'importante è l'approvazione. Qual è il tuo obiettivo? Come pensi di poter riprendere la tua vita in mano? La mia vita ce l'ho in mano, perché la mia vita, capito, è donata dal Signore, quindi. Però scelgo io nella vita cosa fare. Bevi tanto? No, bevo tene solo io. No? Sono 19 gradi, fratello, tanto? Sì, questo è la seconda. È la seconda? Sì, ma non è che mi prendo controllo quando bevo questo. È tutto qua. Provi a smettere di bere, riprendi a lavorare. Sì, questo sì, hai ragione. Bravo. Cioè tu lavoravi, com'è successo? Perché hai smesso di lavorare? Perché ho avuto un problema con... Con la legge? Bravo, quindi sono stato dentro un bel po'. Quanto sei stato carcerato? 7 mesi. A Bari. A Bari sei stato? Non qua a Milano? No, a Milano no. Ah, ok. Dal 2020 che sono entrato, gennaio, sono riuscito, giugno. Giugno. Da lì poi non sono mai messo mai. Non hai più trovato lavoro? Ho fatto dei precedenti? Sì, quindi capito, ho bisogno di starmi larga. Ma non ho capito, ce l'hai i documenti adesso, no? Adesso no, sto. Precedenti senza documenti? Sì. Il lavoro è tosta, eh? So, quindi il lavoro nero non si trova da nessuna parte adesso, perché poi i proprietari li inculano. E quindi come pensi di fare adesso? Adesso sto solo mangiando a dormire, vado a mangiare alla Caritas, capito? L'avevo capito, ma dico, e quindi mo come pensi di poter cambiare? Aspettando che quando si cade la pena, perché c'ho pena sospesa, e mi faccio i documenti e cerco un lavoro. Tuo figlio lo senti? Sempre, sto con la sua madre qua, vengono anche le nonne. E scusa, è tuo figlio quindi con chi sta? Con i nonni. Sì, e i nonni vengono sempre, anche settimana scorsa stavano qua. Ma tua moglie è italiana oppure? Italiana, sì. È italiana, sì. Sì, brava pure, è buona, quindi. È brava e buona, ha detto. Beh, meglio per te. Vabbè, una cosa meglio per te. Sai, lei ha, comunque ti dico una cosa molto che mi
che mi disturba adesso che lei si è messo di lavorare giusto perché vuole venire qua a stare con me in mezzo alla strada. Ah, lei vorrebbe venire qua e stare con te in mezzo alla strada? Ah, sta con te adesso in mezzo alla strada. Però il vostro figlio sta con i nonni? Con i nonni. Ok. Ah, pianificando, programmi per andare a fare Natale insieme con lui. Infatti, non è meglio che vai tu giù a Bari? Ma ci stanno problemi con i genitori suoi? No, ovviamente mi vogliono tanto bene, ma solo che perché, sai, che vuol dire stare in una casa di... dei genitori lavorare, senza lavorare. E tu stai lì senza lavorare, bro, non riesco, no, meno. Io come uomo no, preferisco di venire in mezzo. Però non è meglio che almeno stai vicino a tuo figlio? E va bene che comunque... così è meglio. Cioè lui dice il figlio è meglio che stia con i nonni che con lui in mangiare. Questa situazione, perché lui e la compagna stanno tutte e due per strada, un bambino non può stare per strada. Ma lei meglio... 3 mesi da quando è venuto qua. Cioè lei già sta con lui per strada e invece il figlio sta con i nonni, che diciamo è la cosa migliore. Ma poi ha detto che io da uomo stare a casa dei miei suoceri senza come una sanguisuga che non fa niente, preferisco stare qua per strada. Però pensi di essere un giorno una figura per lui come vuoi che sia? Di riuscirci? Ricordatelo una cosa, se mi posso permettere, occhio con questo, occhio, perché la birra sembra che tu dici io la posso controllare, poi ti ritrovi tra 6 mesi, un anno che non riesci più a farne a meno. Un alcolico non vuole diventare. È a posto. Per non diventare alcolista. Di YouTube, no? Sì. Non dimenticare anche di andare a pubblicare il mio canale su YouTube. Che c'è un canale? Ce l'ho un canale, io faccio musica. Se andate a YouTube, Chisi Luigi, trovate la mia canzone. Come si chiami? Come ti chiami? Chisi di Luigi. Vabbè, dillo te. Dillo te. Chisi? Chisi di Luigi. E poi l'ho pubblicato così mi aiutate almeno il bambino. L'abbiamo pubblicato, ecco, non c'è. Hey, I'm Kissy, if you want you come to Hades, you need to find me my hood, storia. I'm so dangerous, but still I'm my thing, cause I never feel jealous, cause everywhere I go, I do my thing with full force, no matter how is the bridge, I'm always gonna cross, no matter how is the game, we never think to lose, cause we the cycles, we get no time to waste, yo, nigga. Sì! Oh, ce l'ha il flow, Te che dici, come stai? Io sto bene. Stai bene? Di dove sei tu? Io da Sudan. Sudan? In Africa, Sudan, sì. Come sì. Ti chiami? Khalil Hamdan. Khalil Hamdan? Sì. Detto bene? Ho detto tipo come... Senti, quanti anni hai te? 30 anni. 30? Sì. Sembri un po' più grande. A gennaio, il primo gennaio, faccio 30 anni. Te ne davo 38. Vabbè, a chi parla a faccia non tradisce. Farà il baffetto. Senti, da quanto è che stai in Italia? Quasi 8 anni. E come ti trovi? Sto male, in difficoltà veramente. 2 anni che sono fuori qua in Milano, però dormo fuori in serata. Niente, sei sempre qua, non faccio niente, non ce l'ho niente, non ce l'ho lavoro. Ma prima ce l'avevi lavoro? Prima ce l'avevi lavoro? Sì, prima sì. E com'è che l'hai perso? L'hai perso perché, non lo so, c'è stato un problema, è stato con amici, c'erano amici che non lo sono, non ha fatto qualcosa, non lo spacciano, non lo so. Quindi io sto con loro. Io non lo so quelle che stanno facendo loro. Mi hanno carcerato? Sì. Stai a far vago. Esatto. Vabbè, ma è un problema comune il fatto della carcerazione, dei precedenti, che poi non riesci neanche più a avere i documenti, a trovare lavoro. Purtroppo qui alla stazione buona parte della gente sta così. Infatti sì, tanti Cioè ti ritrovi in stazione proprio perché è l'ultimo luogo dove puoi stare quando non c'hai documenti, sì, non c'hai lavoro, non c'è lavoro, non c'hai precedenti, magari c'è pure qualche vizio. Esatto. Sei stato proprio carcerato? Sì. Quanto? Stanno a imbrutti a quello, quello che ha parlato con noi, che sono andati sotto il 21 luglio. Ok. Infatti quello che è stato di fatto, sai che succede spesso? Che gli sono andati, in tre. Cioè se due o tre non vogliono parlare, poi qualcuno parla, poi dopo gli arrivano sotto. Sì, gli sono andati in tre, guarda. Vabbè, teniamo un occhio. Sì, 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 sì. Ma quelli fanno i prepotenti, sono bravi ragazzi. Sono bravi anche loro come noi, come me, ci cioè, stanno qua. Ma anche noi volevamo parlare, no. Tutti arrabbiati. No, ma no, se la sorpresa è andata con altro. No, magari pensano altre cose. Che, no, ma noi abbiamo sempre. Perché siamo poliziotti. No, lo so, magari vedono le vedi, video. Vedi, infatti l'hanno fatto spostare, vedi lui. Senti una cosa, e quindi. Che mi hai detto? Quanto ti sei fatto di carcere? Ho fatto 9 mesi e 13 giorni. Mazza, 9 mesi sono tanti di carcere. E mo non ce l'hai i documenti? No, la nave l'hanno tirato. Io con un altro 4 miei amici. Cioè, ho fatto 9 mesi e 13 giorni,
dopo siamo andati in tribunale, a me mi scarcerato e loro hanno dato 5 anni, 5 anni. Mi hanno detto io dopo 9 mesi, mi hanno detto che tu sei un innocente. Cioè quindi ti hanno assolto poi? Io mi sono uscito assolto. Sei uscito assolto? Invece assolto. I suoi amici sono presi 5 anni. I miei amici hanno preso 5 anni, 5 anni. Cioè lui è stato coinvolto, ma poi dopo 9 mesi di indagini l'hanno lasciato. Esatto, pubblico di firma qua in Milano, devi andare a fermare in questura ogni giorno. Allora sei uscito assolto, fratello. Se eri uscito assolto non ti davano le firme. Quindi hanno dato una condanna. Però non lo so perché allora se non uscito assolto, boh non lo so. Loro hanno dato 5 anni, 5 anni. Ma detto. Loro sono stati. Magari avevano una rilevanza diversa all'interno delle indagini. Però a me mi hanno dato obbligo di firma qua. Allora non so. E ho avuto il processo, perché non è qua. Questa cosa è successa in Ancona. Sai Ancona dove, no? Sì, sì. Timo, tu sei qua che fai? Bevi e basta. Bevi. In giro bevo, se cosa fai? Cosa devi fare? Se no. Bevi tanto, eh. Sei qua, sei triste. Sì, c'ho il lavoro, ce l'ho tutto. Bevo, non faccio quella cosa che questo tutti. Però che devi fare? Sta pensando. Ma la tua famiglia sa che stai qua? Sì. I tuoi genitori lo sanno che dormi qua in stazione? Non lo sanno. Non lo sanno. Non lo sanno. Ma li senti? Magari. Non li senti mai? No. Cioè, quasi un anno. Scusa, come fanno a sapere che sei vivo, che stai bene? Infatti, anch'io non lo so come stanno loro. Sono stancato di questa vita proprio. A me adesso se mi portano, dicono, mi portano in Africa, in paesi, sono contento perché non lo so, può, sta soffrendo proprio, però. Scusa, per ma fare vogliamo passare la cosa, questa cosa qui, per non pensare, bevo, fumo la canna, bevo l'alcol troppo, per dimenticare, per non pensare troppo, se no diventa passo proprio. Scusa, ogni tanto piango proprio. Come facciamo per chiamarli? C'è che numero è? Non lo so anche. Che è successo? Non lo so anche. Che è successo? Che è successo? Com'è? Perché? No, vero. Guarda, tu non guardare male, ti guardare male con le tue cose. No! Io guardo male. No, fermo, fratello. No! No, no, fermo. No, no, no. Posso? Niente male qua. No, no. Di Africa tre volte, fratello, io. No, 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 aspetta. Ma sicura Dio non ti guardo male. Di Africa tre volte, brava, box. Sei tu che mi guardi. Che fa? Aspetta, fermi. Fammi se no, ora. Sei campione, sei. Di che? Sì, campione, sei tunisia io. Tunisia. Certo. Allora, ascolta. Ma quant'è che non combatti? Però fammi un passo indietro. Sei stato un po' aggressivo. Perché ha imbruttito lui. No, la tua amico ti guardate questo male? No, no, stavo guardando. Mi fai parlare? Posso? Come ti chiami, caro? Anis, posso dirti una cosa? Stavo parlando con dei ragazzi, lui stava guardando quei ragazzi là, non è che stava guardando e imbruttendo te. Non c'è mica bisogno di fare così. Lo so. Poi è un fighter professionista. Io non guardavo male, figurati. Hai capito? Posso, amico mio. Non è mia intenzione, poi, capito? Lo sai che lui. Perché io ho visto che tu mi guardavi a me e dicevi dei tatuaggi. Allora, giustamente. Se io sento che uno parla di me, io guardo. Però non era per guardare male, ero curioso. Anche noi siamo fighter. Hai capito? Lui è un fighter professionista del MMA, io faccio di kickboxing. MMA, tu fai la box. Anch'io box. Si vede. Io pure box. Si vede che fai box. Si vede dalle mani. Quanti anni c'hai? Io? Sì. 35. Da quant'è che 35? Non combatti più? Sicuro 35. Non è occhio Mattia. Posso dire, pensavo che eri più grande, posso dire la verità? 35, sì. Amica ti stavi in fa. Ma ti piace che anche lavoro porta fuori. Però dove però lavorato? Ti sei posto male. Dove lui lavora? Posso chiederti una cosa? Qua. Poi, scusami, come ti chiami? Anis, ma tutti quelli che ti guardano tu li vuoi picchiare? Quella niente, quella. Sei molto facile lui. Ma non ti piacciono i tatuaggi, fra, eh? No, finalmente. Sì, ma faccio vedere te, mo faccio vedere te. Un po' di vuoto, sì. Voglio Shadow, oh, Shadow box. Shadow. One moment. Only Shadow camera, we can camera. Weekend camera, only for shadow. Weekend film. Non parla inglese, Matti. Sì. Parla lontano. Vai, only shadow, vai. Ma non con me! No, shadow, la like this. Voleva fa botte. No! Like this. No, perché sai perché? Sai perché no? Perché poi ci vedono e ci portano via. Poi ci carcerano. Ci portano via insieme. Ci mettono in cella insieme, poi non so quello che mangio. Dai, Shadow! Si era levato orologio, Shadow. Alla mi leggi. Ah, lui voleva fare per forza con lui.
Niente, oggi ce l'hanno con lui. Posso dire una cosa, anzi, devo dire tre cose. La prima, c'è questo polo d'attrazione con il più pericoloso del gruppo. Spesso vanno tutti a litigare con me. Occhio che sono alto come te. E io poi, oggi, visto che tu ti ho passato lo scettro di quello più pericoloso, adesso stanno a più con te. Ma non so, ma voleva fare, eh. Non si è visto. Cioè, gli ha prima imbruttito, vieni qua due minuti. Sì, sì, sì. Io ho fatto la follia. Però giuro le teste dei miei figli, questa storia di quella. A me mi devi giurare che c'hai 35 anni, ti dico la verità. Siamo amici. Fammi vedere il documento, dai. Fammi vedere il documento. Giuro le teste dei miei figli. No, però la pelle ce l'ha giovane lui. A bugiardo. La pelle ce l'ha giovane, guarda. Ti giuro le teste dei miei figli. Ma fai vedere il documento. Andiamo in macchina e ti do il documento, capito? Giuro le teste dei miei figli. Mo io non posso uscire da Milano perché mi hanno dato obbligo di Moro. Di firma. E di Moro. Di firma anche di Moro. Quindi devi stare in Milano, poi stai in strada, poi in Milano, posso andare là. Scaldano un po' gli animi la sera così. Chi è che strillava? Ah sì, sono zitto. Ah, ma forse questi sono i borseggiatori. Ah, sì, infatti sì. Hanno allontanati che sono borseggiatori e sono camuffati bene. Mazza, camuffatissimi, eh? Non l'avremmo riconosciuti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grandi, grandi. Ciao. Ci conosciamo il te. Sì. Sono amico di Dani. Ciao. Danilo, ha lasciato poi dei rom che rubano. Infatti, l'abbiamo riconosciuti, ah, ok. Ma sono abbiamo vediamo che fanno. Forse già, hai visto come erano vestiti che non davano all'occhio. Ma roba dove? Ma minacciano pure, minacciano. Ah, ma quando è in stazione? Sono armati anche. Coltellini, sì, ce la diano le unghie. Dai, regà, muoviamo siete qua, se no. Maria, gli angoli che vi dicevo dove fanno la pipì, cioè si mettono. Però se vuoi pisciarla, fratello. Lui vuole i diritti ma non c'ha i doveri, però, capito il problema? Dentro il bagno, non c'è. Non c'è, guarda, male, noi siamo per la pace. Se c'è fame, andiamo via. C'è fame? Oh, uomo già. Esatto, do you want it? No, andiamo là. Vieni, vieni, vuoi il panino? Vuoi mangiare? Vieni, pure lui che chiede, sta qua a chiedere, vuoi mangiare qualcosa? Vieni. Stai bene? Sì. Vieni, okay. Mangiare qualcosa, vieni. Sigaretta? Una sigaretta, io non fumo, sono da dare una sigaretta. Io non fumo, fa male, ecco, guarda. Fa male fumare, eh. Ma la tua squadra, come ti chiama tua squadra? Ciao, ma voi c'è la squadra, scuola di botte. C'è la pizza. Lavora la pizza. Oh, c'è fame, se no? Io allora aspetta, vai, un pezzo di pizza per lui. Ma non mi ringraziare, al minimo. No, non mi devi ringraziare. Ma no, chiedi, per esempio, lui. Lui lavora. Da dove sei tu? Da dove sei? Io. Guinea. Ciao. Gonaghi? Francesco. Vedi, Gonaghi, perché bravo. Lui sta da qua a parte te di qua? E tu invece a Milano riesci con questo lavoro? C'è lavoro ma non c'è casa. C'è lavoro, non c'è casa. Allora, qua non è facile per avere come, non come voi, noi siamo stranieri, qua se vieni deve lavorare, certo. Non come deve dormire o deve aspettare qualcuno ti danno mangiare, se lavori mangi, se non lavori come deve fare, anche se qualcuno ti danno ogni giorno mangiare. Questo non va bene. Non è la stessa cosa prendere il mangiare, lavorare e avere il mangiare che vuoi tu poi. Se lavori duro dopo guadagni un po' per passare la vita. È così. Non tutti, però qualche persona, se no bravo, qualche persona anche non erano soldi. Però loro se vogliono bene di te, se dicano grazie mille o anche gentile, il fatto che ti dicano grazie non lo so se è qualcosa. Bravo, Massimo. Non sempre, sempre, però qualche volta c'è lavoro. Per esempio questo fino all'anno, inverno c'è lavoro, estate meno. Ma come state? Abbastanza bene, stiamo a raccontare un po' la stazione stasera. Sì, la stazione. Guarda sempre tu. Sì. Allora, mo te vedi nel video, sei contento? Sì. Dai, sì, hai fatto pure una bella cosa. Tante persone che erano contento di fare un video da sì. loro, però secondo me non è problema. Tu di dove sei? Gambia. Gambia. Io ho fatto magazziniere operaio. Magazziniere? Sì, operaio.
Di tempo indeterminato? C'era il tempo indeterminato? Sì, beh, ho lavorato solo 3 anni dopo hanno fermato. E poi l'hanno fermato. Ma mi sembra che ho visto che c'è dei problemi, sì, vero? Sì, la prendi in vita? Non prende niente, allora al 60%. Deve arrivare al 70%, vero? Sì, 60%. Cioè non prendi niente? Deve arrivare al 70%. Sì, non prendi niente. Ti danno il 60% solo? Sì, ogni 2 anni... Fanno revisione. E poi scusa, ma riesci a fare il magazziniere? Sì, prima io ho fatto sopra di cooperativa, piegare vestiti, mandare messaggio, con il bisogno io ho fatto bambini. Come immigrante, sì. Ammazza, non ti danno incredibile. C'è gente... Oh, a vedi chi c'è, ma che stai a fare qua? Oh, che... Ha cambiato città. Sta fedando qua. Senti, e dico, c'è sta gente che fa finta di essere sopra più la pensione. E lui che c'è, cioè, nel senso, ti potrebbero dare una mano, ma non voglio offenderti. Dai, tranquillo. Cioè, mica, no, ma lui è conscio del suo problema e vorrebbe una mano sicuramente. Sa, meriterebbe pure. Ma mo dove vivi? No, io vivo in strada. Per strada, sta senza lavoro. Ha lavorato 3 anni, poi gli hanno chiuso il contratto anche se era a tempo indeterminato e mo vive per strada. Grazie a Dio sono vivo ancora. Io c'ho 25, qua il 1 gennaio io c'ho 26 anni. 26 anni. Qual è un tuo desiderio? Io mi desiderio solo per lavorare, aiuto mia famiglia, basta quello. Ma la senti la tua famiglia tu? Ho sentito ieri, ma adesso. Ho perso il cellulare stamattina oggi. È perso, te l'hanno rubato. Furto dei cellulari è la normalità nelle stazioni, cioè chiunque viene alla stazione prima o poi te lo fanno fuori, per 10 euro ti rubano il cellulare. I cellulari che rubano, no? Ma poi dove vanno? Cioè chi li vendono? Solitamente chi? Nei negozi quelli. Ma noi li andiamo a comprare per ridarglieli. O dove ci fanno i ricambi in alcuni casi. E ti dicono ciao Osman, come stai? Tutto bene? Come che fai? E tu gli dici bugie, non glielo dici. È vero, sì, perché magari se mia mamma senti. Io stai qua, mi senti lì, sta male mamma, sì. Dopo che storia, e non ci torni tu a casa mai a trovarli i tuoi genitori in vacanza? Ma quando è finito qua mai andato in vacanza, da quando sta qua? Ma non c'è mai andato. Beh, prima ho comprato il biglietto 2019 quando è arrivato corona. Mai arrivato. E non sei capito, fratello, che storia. Quelli che ti hanno rubato il telefono erano tuoi paesani? No, non lo so, sto magari dormendo, mentre dormiva. No, mentre dormivi è successo, sì. Non posso dire, lui. Capito, fratello? Se vuoi fatti due passi, se. Come devo? Ti guarda Marocco, salamu alaikum. Ciao ragazzi. Grazie. I marocchini sono forti kickboxing. Tu conosci Badrari? Sì, Badrari è marocchino, sì. Marocchino. Marocchino buono, sì. Salah. Badrari. No, big guy. Another one, Salah. قرب الكاميرا Salah. Salah. قرب هنا قرب هنا ودار فاهم هم يصوروا فاهم هذا هو يبغى يسكسي كان مش عارف نورمال خويا الحبيب فاهم ده وانت كنت في ايطاليا solo qua la centrale 2 anni. Io mi piace lavorare qua, io ho venuto qua perché lasciare il mio paese casino, c'è casino di merda lì. Dove sei tu? Dal Gambia. Mi piace stare qua perché Italia loro mi hanno tenuto qua per venire perché ho avuto tanti casino. Compagnia di merda in Africa. Adesso sto bene qua, lavoro qua, regola, mi hanno dato documento, sto benissimo. Mi piace l'Italia sempre. Domani ha visto sta bevendo ancora perché domani non vado al lavoro, sto bene. Beh, tranquillo, giusto, mi piace. Sabato domenica bevo, ma la cosa giusta dobbiamo fare quello, lavoriamo. Anche adesso sto parlando con il mio amico, lui fa glovo, prima lui è spacciatore, adesso lui fa glovo, non spaccia, non fa niente. Bravo. Anche io ho fatto quella brutta cosa, ma non faccio più, zio. Lavoriamo, paghiamo le tasse. Siamo qua in Italia, zio, io voglio rimanere qua. Non vado nessuna parte, sposa uno bella italiano, cioccolatina, facciamo cioccolatina. questo è il mio sogno. Giusto. Perché siamo giovani, non dobbiamo rovinare la nostra vita. Quanti anni c'hai tu? Io, indovina, zio. 21. No, 30, visto se. Ti voglio dire. Ma si porta bene. Questi sono tenere superiori. Oh, zio, box, non vai a box qua. Senti una cosa, ma il paese tuo che c'è la guerra, com'è la vita? Prima c'era guerra, c'era dittatura, si chiama Yahya Jammeh, per quello io ho scappato. Perché ce mi hanno beccato con 75 grammi di erba, loro vogliono mettermi in carcere, sono scappato. Se loro vedi i tuoi genitori hanno soldini, ti mettono in carcere così, fanno un culo così. Invece qua sei in regola, lavoro tranquillo, nessuno ti rompe. E perché non potevi lavorare là e fare la vita là? No, là è la vita, gente delinquente, come fai a fare la vita di là, zio? Uno vede tu sei gay, ti masso. Uno vede tu sei lesbiana. Ah, se sei gay? No, io non sono gay, sta dicendo in trolia. E lì, tu arrivi in ritardo, non puoi farlo lì.
Io sto fumando, i miei genitori sono musulmani, non ti piace gente che fa fumare canne, loro sono musulmani credenti, io, mia ragazza e il mio paese è cristiano. Allora io preferisco quello che mi piace io, basta che fai strada giusto, non fai sbagliare nessuno, non tocca a nessuno, fai la tua vita. Questo... Allora, se uno è gay può andare in giro a baciare un uomo, no? Ti sparano, a tanti ragazzi è scappato per quella cosa lì, perché il nostro presidente si spara, ti spara. Per niente, invece qua sei libera, meglio, tranquillo. Beh, da quanto è che sei qua in Italia? Adesso sono arrivato qua nel 2017. Io mai andato a scuola inglese, solo scuola coranica per i miei genitori credenti in Corano. Ma mi piace l'Italia perché ho imparato italiano. Volevo rimanere qua, non vado più in Africa, lavoro qua, faccio la mia vita qua. Faccio un culo così, oggi ho fatto 9 ore, GLS lavoro, San Giuliano Milanese, zio. Non ti dico bugia. Quello non si vede, antifrondo strada. Grazie. Sei pure bello come il sole, dai. Grazie mille, zio. Ti voglio bene. In bocca al lupo per qua tutto. Qua il nostro paese. Chi vuole rovinare vai fuori dal coglione. Qua il nostro paese. Nessuno rovina. Lavoriamo, paghiamo le tasse. Io non guardo il colore. I miei amici veri, tutti italiani, zio. Veramente. Parola non va bene. Ti voglio bene tutti Italia. Italiani sono seri, veramente. Come ti chiami? Momo, Mohamed. Perché la gente conosce la facciata, conosce i tatuaggi, conosce i muscoli. Chi è Walter Pugliesi? E chi è Walter Pugliesi? Un buon samaritano e vittima di soprusi alla stazione di Milano. No, a parte gli scherzi. Sono una persona comunque per bene, che ha fatto qualche incidente di percorso, come molti di voi sanno, anche ultimamente. Però la mia vita è dedicata a tutt'altro. Cioè, nella vita chiunque può sbagliare, può vivere momenti, no? Viene traviato dalla via retta, come si dice. Non per questo deve essere condannato moralmente a vita. Una persona si valuta sulla somma di quello che compie nella vita. Poi ognuno può fare un errore e giudicare una persona per un'azione sbagliata nel complesso della sua vita è anche quello un errore. La vita va avanti, insomma. E la tua relazione nel sociale, nel senso, hai fatto una scelta, tatuate così ti comporta comunque adesso ad occhiato, certo. Sia in senso positivo che sia in senso negativo, però la gente ti guarda. Certo. Come ti relazioni a sta cosa? Mi relaziono che ci ho fatto un po' il callo, ok, quindi insomma più di tanto non mi tocca. L'importante è guardare nella propria sfera privata, che tutto vada bene. Quello che succede fuori da là, ok, se è bello lo fai entrare, se è brutto lo tieni fuori. Quindi, come abbiamo visto prima, no, che quello mi era venuto contro principalmente per i tatuaggi. Vabbè, state a accettare, quello era un matto, o non accettare. Sì, però per dire, no, ti magari può capitare. L'impatto che ha, no? Il mio aspetto, no? su quello che c'è fuori dalla mia sfera privata, se è positivo io lo posso anche far entrare, sai, no? Se è negativo sta a me scegliere, certo. Ok? È un'occasione per star bene con te stesso, per accettare di qualcosa di negativo. Non ti dico che hai cambiato i connotati. No, sì, ma io ti spiego, guarda. Cioè, nel senso, tu mo, non mo, sei lo stesso di prima. Mo ti racconto una cosa. Quando ho iniziato a tatuarmi il viso, io spacciavo. C'avevo 19 anni. L'idea che c'avevo io in testa era: io spaccerò tutta la vita, tanto sto bene così, non ho bisogno dell'approvazione di nessuno, ok, per avere un lavoro, eccetera, e quindi faccio che voglio. Poi è successo che ho mangiato qualche mese di galera, ho cambiato idea, nel senso non voglio più fare questa vita, però i tatuaggi in faccia ormai li avevo. Fortunatamente con lo sport sono riuscito a costruirmi una carriera, il fatto di avere i tatuaggi in faccia non mi comprometteva. In nessun modo, anzi poteva essere un valore aggiunto per attirare appunto a colpo d'occhio, certo. Esatto, quindi insomma fortunatamente io ho avuto la possibilità di crearmi una strada alternativa in linea con quello che è il mio aspetto. Non è una fortuna che possono avere tutti, quindi io sconsiglio, se siete giovani così e magari un po', come dire, un po' sprovveduti, di tatuarvi il volto. Io a mio figlio lo sconsiglierò, a meno che lui non abbia un percorso adeguato ad avere questo tipo di aspetto, però insomma è una scelta molto forte, te la porti dietro tutta la vita e ci vuole sicuramente forza e personalità per conviverci. Ma a livello di fisionomia, quando ti rivedi a prima, certo, cioè senza tatuaggi, sei diverso? Sì, l'aspetto, ovvio, certo. Cioè, ti cambia proprio la faccia. Certo che te la cambia. E beh, sì, come ti vedi quando a 18 anni, quando prima... Provato a prendere in mano qualche foto e dice guarda come ero bello, come guarda, ma come sono bello anche mo. 10 minuti. Yeah, I want a photo, but I don't speak English. Don't speak English? No.
Which language? French. French. Yeah. Foto? Sì. Una foto. Ah, con noi. Ok, je me mets au milieu. Comme ça. Ma con chi? Avec mon téléphone. No? Ah, sì. Okay. La fate... Chi la fa? La foto? Col telefono suo, vai. Mani bene in vista, raga, non famo se riconosce. Quello tutti sono. Thank you so much. You're welcome. Ciao. Bye bye. Ciao. Tutto a posto? Sì, sì. Ah, hai perso punto. Qualcosa? No, no. No, okay, no, no. Scusa. Sì. No, perché stavi proprio davanti a tutti, mi sembra. Ma era pipì, non ho capito. Ah. Io se si stava bucato. Si bucano. Ah, no, si stava a bucare. Sì, si sta. No, no, si sta. No, no. No, sì, sì. No, allora c'ha, o c'è un problema con la vescica. O si sta bucato sul pene. Pure. Adesso veniamo a vedere dietro alla stazione, qua dove c'è questo sottopasso, che a Roma di solito il sottopasso una volta era ritrovo di tutte le persone senza tetto, e qui qualcuno c'è, ovviamente tutte persone innocue, come in questo caso vecchietti, persone che si arrangiano, portano un po' avanti la serata per non morire di freddo. Qui più si va in là con l'orario e più persone vengono a dormire, e il limite qual è? È che ci passano le macchine, è chiuso, lo smog, il rumore, H24, perciò uno viene a dormire quando c'è meno passaggio di macchine e meno smog. Ricorda un po' il vicolo del... Sottopassaggio del Turbigo. Del Turbigo. Questo è più grande e più illuminato, quello sì. Però almeno è coperto e c'ha pure più spazio per alloggiare le persone. Però questo al momento è tutto fuorché pericoloso. Guarda, sono pochi, regà, però sono... Cioè, nel senso, quest'area qua, dove c'è tra l'altro anche il parcheggio, se ci pensi, è un'area off limits, dai. Mo, dai, vuoi o non vuoi, cioè c'è un po' di... Qua mia moglie non ce la faccio venire. Esatto, c'è un po' da avere paura, eh. Non è per far qualunquismo, qua non ce la faccio venire. La prendere. Guarda, cioè, se guardi lì nel parchetto, adesso che si è spenta la pista, cioè... Tutto bello fino a che la pista è stata accesa, c'erano le famiglie, si divertivano, diminuiscono i passeggeri, si spegne la pista e si popola anche di gente un po' meno affidabile. Occhio, occhio, guarda lì, vedi? Che è sangue? Sì. Guarda, prima se passiamo tra una chiazza di sangue bella grossa. Occhio che c'è uno dietro che ci segue, non vorrei che... Però c'è tanto movimento qui nella stazione, anche dei turisti, di gente, però vedi, sono tutti, un po' tutto un fuggi-fuggi. Ciao. Vedi, ogni angolo c'è un gruppetto, poi lo sai qual è il gruppetto più pericoloso? È quello delle rom travestite, che abbiamo beccato prima. Rom, cioè intere famiglie travestite che... Ah, questi sono quelli della Caritas? Ah, vedi, almeno tengono... Adesso ne arrivano un po' anche altre due. Oh, vabbè, c'è molto attivismo a sto punto di vista a Milano. Come a Roma pure. Sì, però vedi, qua è molto più familiare, visto con i bambini, le carrozzine. Roma è molto più schematico, cioè arrivano proprio queste cose. E guarda, lì sulla piazza c'è un blindato dalla polizia. C'è lo staff che controlla comunque tutta l'area qui intorno. È abbastanza presidiata allora. Non ho visto... Non ho visto, però non li ho visti girare. Stanno lì fermi. No, stanno esclusivamente qui. Il distretto che abbiamo adesso perimetrato era... Però scusate, è sempre il solito discorso. Noi siamo andati all'altra parte e c'era il famoso distretto dei Loschi. De qua c'è il distretto delle forze dell'ordine. Che è tipo il gattertopo, cioè... De qua è tutto tranquillo e pulito, e de là invece è tutto fuori controllo. Sì, ma là che ci sono delle persone sedute a terra, non vedo. Sì. Ma però magari sono civili. Sera. 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 Ciao.
Oh, mi sono fracicato le scarpe a giocare con quel ghiaccio. Ma perché è vero? Sì, è ghiaccio vero. Ah, vedi, guarda dove dorme quel signore. Prendo. Dormi qua. Sì. Però qua sembra star sicuro. Incidente là. Polizia e controllo qui. Esercito lì a sinistra. Polizia lì a sinistra e poi tutto a destra libero. Tranquillo, tranquillo. Che persona ha a tutti, a uno come pure a te, a chiunque. Te dove sei? Where are you from? Di dove sei? Marocco? Egiziano. Egiziano. Da quant'è che stai qua? Di Italia? Due anni. Storie così, sono storie interessanti. Sì, però questo al paese non viene. Al paese tuo non va bene. No, questo è quello, Italia. Perché? Perché tutta la mia vita è andata, fra. Perché? Tutta la mia vita è andata. Arrivato qui, venuto qui in Italia, 2021, fra. Capito? Ho fatto permesso di soggiorno, 6 mesi, capito? Ho lavorato con capo merda. Lui non ha fatto contratto di lavoro per me, non ha pagato tassa. Io non ce l'ho in residenza, non ce l'ho nessuno qui per aiutarmi, capito? Tutto è andato. Il documento. Ho entrato in galera 8 mesi, uscito il 24 novembre. Ma sei stato in galera 8 mesi? 8 mesi, uscito assolto, non ho fatto niente. 4 mesi in carcere in Germania o 4 mesi in carcere in Italia, va via. Non ho fatto niente. 8 mesi, uscito assolto, non ho fatto niente. Quanti anni c'hai? Io, 21 anni. Strada, obbligo di firma io. Ah, c'hai obbligo di firma? Sì, 3 volte in un mese. Sabato, lunedì e mercoledì. Uscito assolto, non ho fatto niente, Fratello, la giudice ha detto tu non hai fatto niente, vai a casa. Vai a casa dopo 8 mesi, non ho fatto niente, tutto è andato, l'educamento, la casa. Le firme non te le davano se eri innocente. Come? Assolto, le firme non te le davano. No, adesso se non ce l'hai obbligo di firma, fra. Per quanto tempo? Fino al 5 febbraio. Fino al 5 aprile c'era il processo. Non lo so cosa è successo con me di questo processo, fra. Perché c'avevi il sogno di farti una famiglia in Italia, dove era tutto più difficile, perché la va lingua... Bene, va bene, va bene, va bene. Tu donna, giusto? Ho trovato me qui, ho arrivato tu, ho parlato con me. Io senza lavoro, senza soldi, senza documento, senza telefono, senza tutto. Certo, certo. Tu bene, cosa fai con me? Cosa stai facendo con me? Niente, eh? Tu dici ciao.